Hanno tappezzato le strade di manifesti e striscioni, hanno diffuso inviti tramite email e social network e prevedono una partecipazione popolare di massa nonostante le previsioni climatiche non siano confortanti. I comitati civici ambientalisti flegrei hanno fatto sì che ogni cittadino fosse al corrente di ciò a cui sta andando incontro il territorio. Una mobilitazione che ha coinvolto tutti, dai semplici cittadini alle istituzioni e ai partiti politici, tutti uniti nel dire un secco no alla discarica. Dopo le dichiarazioni allarmanti del commissario prefettizio di Pozzuoli, Ugo Mastrolitto, la paura che la cava del Castagnaro diventi una discarica sta diventando sempre di più una realtà, tanto che il sindaco di Quarto, Massimo Carandente Giarrusso, ha chiesto un incontro fissato per venerdì prossimo al commissario straordinario per l'individuazione di discariche nella provincia di Napoli, annunziato Vardè, per far luce su quanto sta emergendo. C'è bisogno della mobilitazione popolare, sarà una manifestazione pacifica e dimostreremo che siamo contro ad ogni tipo di discarica. Bisogna partecipare tutti per dare un segnale forte alle istituzioni e dire che noi vogliamo fare un'ottima raccolta differenziata ma non avere più le discariche. Abbiamo fatto anche la delibera in Consiglio Comunale contro il compost fuori specifica, quindi non firmeremo quell'accordo di programma. Certamente il commissario ha poteri straordinari, io ho chiesto un incontro, sarò ricevuto venerdì prossimo alle 11:30 presso la Sapna e anche lì, insomma, con una delegazione, non andrò solo, andrò a dire qual è la mia idea. La cava, lo ricordiamo, dovrebbe ospitare compost fuori specifica, fatto passare in principio come materiale atto alla ricomposizione ambientale delle cave, in realtà vera e propria immondizia, a detta degli esperti, essendo un miscuglio di materiale organico e metalli pesanti. L'ipotesi che ciò potesse accadere ha subito mobilitato i cittadini della zona, costituitisi nel Comitato Castagnaro, decisi a difendere la propria terra dall'ennesimo scempio ambientale dietro il quale si fa insistente l'idea che vi siano interessi di stampo camorristico, dei clan sui terreni individuati, cosa che appare più evidente a seguito di episodi intimidatori ai danni di uno dei membri del comitato. Appelli alla partecipazione arrivano anche dal Partito Democratico, che in un manifesto chiede l'intervento attivo dei rappresentanti istituzionali. Dello stesso avviso il PDL quartese. Le istituzioni sembrano pronte ad accanirsi sul nostro territorio ogni volta che ve ne sia occasione. Un territorio già martorizzato per anni e che ha già dato abbastanza alla provincia e alla regione Campania. Il nostro partito esige rispetto dai vertici provinciali, regionali e nazionali, di una coalizione che all'occorrenza sembra invece voltare le spalle ai nostri appelli. Così si legge nel comunicato stampa del partito di maggioranza di Quarto. Intanto anche a Pozzuoli si comincia a manifestare. Domenica 5 dicembre l'Hotel Santa Marta di Via Licola Patria 28 ad Arcofelice ospiterà un'iniziativa promossa dal Partito di Rifondazione Comunista Federazione della Sinistra, dal titolo No a discariche di inceneritori.